tipo di allenamento adesso in periodo invernale per preparare la stagione. Diciamo vado dalle 2 ore il giorno di scarico quando devo far poco e alle 5 ore quando faccio la distanza, il lungo. Diciamo che la distanza di lavori specifici non ne faccio, ma bensì faccio. Uno sgobbone, uno mai sopra le righe, un atleta gentile con tutti, uno capace di costruirsi una carriera di corridore sempre più vincente nel corso degli anni. Questa è l'immagine di Franco Pellizotti, professionista della Liquigas Doimo, secondo al Giro d'Italia del 2009 e vincitore della maglia Poal Tour. Pellizotti era uno dei protagonisti annunciati nel Giro. Franco Pellizotti ora passerà alla storia, per altri motivi. È il primo ciclista di alto livello a rischiare la carriera e la reputazione per irregolarità nel passaporto biologico. In pratica, per chi non l'avesse ancora capito, Pellizotti rischia 2 anni di squalifica, il licenziamento e naturalmente l'onore, non perché è stato trovato positivo al doping, non perché è implicato in una vicenda giudiziaria, ma perché è stato incastrato da una formula matematica. Il passaporto biologico. Nello schermo lo vedete nella sua forma originale. Questa è la scheda anonima, ovviamente, di un atleta in regola. I 4 grafici di sinistra si riferiscono a parametri ematici, l'ematocrito, i reticolociti, l'emoglobina. Il grafico a destra ai parametri ormonali. Le linee rosse che vedete in ciascun grafico sono i confini, i limiti. La linea blu sono i risultati dei controlli. Perché tutto sia in regola, la linea blu deve sempre stare tra le linee rosse. In questo caso, lo vedete bene, ci sta perfettamente. Insomma, il confine tra lecito e illecito nei parametri ormonali ed ematici viene definito mese dopo mese per ogni corridore sulla base dei controlli a cui è sottoposto lo stesso atleta. Dal gennaio del 2008 tutti i dati emersi dai controlli di un singolo atleta vengono inseriti in una formula, un formulone molto complicato, che disegna i limiti di normalità per quell'atleta, sotto forma di 2 linee. Quella che in questo nuovo grafico vedete sotto, potete individuare come individual upper e individual lower limit. Questi limiti tengono conto di tutto, la stanchezza, la malattia, l'altura, eventuali soggiorni in altura per allenarsi, la disidratazione dopo una lunga corsa, i viaggi, la fatica. E ne tengono conto, come dicono i ricercatori, in maniera abbondante. Questo protocollo su base statistica è stato disegnato, collaudato e approvato da autorevoli scienziati di tutto il mondo e pubblicato su molte riviste scientifiche. Il principio statistico è lo stesso utilizzato per dare dei valori di prova alle evidenze scientifiche nelle indagini penali. Avete presente CSI? Ecco, più o meno la stessa cosa. Se l'UCI decide che la violazione è certa, l'atleta si trova nelle stesse identiche condizioni di un atleta positivo all'esame antidoping. Cosa succede? Succede che nell'inserimento dei dati può accadere che un punto di controllo vada fuori soglia, ovvero venga etichettato come anormale. Significa che l'atleta è fuori limite. Nel caso sullo schermo, che si riferisce a un atleta irregolare che non è Pellizotti, osservate 4 punti rossi su sfondo bianco. Nel caso di Pellizotti, gli sforamenti nel 2009 sono stati 2, anzi uno alla fine del 2008 e uno a luglio del 2009 a Monte Carlo, prima della partenza del Tour de France. Ma i tempi e i modi dei controlli sono stati messi in discussione dalla Liquigas. Sentiamo cosa ha dichiarato Roberto Corsetti, che è medico sociale della squadra, autorevole rappresentante dei medici del ciclismo in quanto presidente dell'AIMEC, l'associazione di categoria. 2 luglio a Monte Carlo. Noi non capiamo per quale motivo questi dubbi, che sono relativi a questi 2 controlli, siano stati ratificati con una decisione degli esperti solo il 6 di dicembre a Bruxelles. 2 controlli fuori norma, come quelli di Pellizotti, fanno scattare l'allarme e trasformano l'atleta in un target, un bersaglio. A questo punto l'UCI può fare diverse cose. Può decidere di aumentare i controlli a sorpresa a carico del target, sperando di trovarlo positivo. È quello che è successo con Emanuele Sella nel 2008. Sella risultò fortemente anomalo ad alcuni controlli, venne inseguito, diciamo così, a casa e in un controllo a sorpresa a casa venne trovato positivo alla sira. Ma l'UCI, tramite il suo servizio medico, può anche decidere, come nel caso di Pellizotti, di trasmettere tutta la documentazione ai nuovi consulenti scientifici, che sono tutti ematologi o endocrinologi di fama sparsi per il mondo, perché questi emettano una sentenza. Nel caso di Pellizotti, la commissione e gli esperti hanno chiesto all'atleta e ai suoi consulenti una giustificazione ai valori anomali, concedendo loro 30 giorni. Questa comunicazione è del 3 marzo scorso. Ed ecco come si è giustificato Pellizotti? Sentiamolo dalle parole di Giuseppe Banfi, il suo perito di parte ed anche un ematologo di chiara fama. ...del trasporto di ossigeno, queste spiegazioni sono state fornite da noi
In più abbiamo dato una ragionevole spiegazione di quell'oscillazione, ovvero la ragionevole spiegazione era una perdita di liquidi che determina un incremento della emoglobina e contemporaneamente lascia il reticolocito esattamente uguale, cosa che è avvenuta nel caso specifico. Ebbene, gli esperti hanno risposto che non vi è nessuna ragionevole spiegazione di quanto è avvenuto, e questo chiaramente è una, ancora un'opinione, perché sulla base, ripeto, di quello che è pubblicato, di quello che è. La giustificazione, anzi la tripla giustificazione di Banfi, che ad ascoltarla appare piuttosto coerente, non ha convinto l'UCI, che ha chiesto pochi giorni prima del giro, e questa è la cosa più dolorosa di tutta la vicenda, di sospendere l'atleta friulano dalle corse e di deferirlo alla procura antidoping. In sintesi, fatti i dovuti controlli e sentiti i periti di parte, secondo l'UCI Pellizotti si è dopato e merita 2 anni di squalifica. La prassi prevede che adesso l'atleta venga sentito dalla procura antidoping e poi giudicato dal Tribunale Nazionale Antidoping. I margini di difesa in questo caso non sono molti, perché da un lato c'è l'accusa, che si basa in realtà su un metodo accettato e firmato dalla squadra e dall'atleta. Dall'altro c'è la difesa, che può soltanto contestare in toto quel metodo. Come vada a finire la vicenda, purtroppo, crediamo sia in qualche modo abbastanza scritto. La cosa importante è che però che l'evidenza, quello che è successo a Pellizotti, faccia ragionare molto su quello che sta succedendo. In particolare è importante che l'UCI chiarisca, possibilmente in maniera pubblica, perché sono state prese decisioni così gravi. Solo la chiarezza, solo la trasparenza potranno permettere di far accettare questo metodo e di evitare che ci siano inevitabili e giustificate polemiche.